Amici telespettatori, vi saluto cordialmente e questa sera prenderemo lo spunto da una obiezione che ci viene fatta spesso, perché molti dicono le tesi sostenute per la proprietà popolare della moneta sono ineccepibili, però la situazione è paralizzata, non si può fare a meno di andare avanti a compromessi. Ora, qui dobbiamo tener conto di una cosa. La moneta per il mercato è come il sangue per il corpo umano. Noi abbiamo dimostrato che oggi la moneta è avvelenata dal debito, perché dal momento in cui è entrata in circolazione la moneta nominale, la banca centrale emette prestando. Quando la moneta era d'oro, il portatore era il proprietario. Con la moneta nominale, inconsapevolmente è diventato il debitore. Ora, pur se è avvelenata, la moneta continua a circolare perché il mercato senza sangue, anche se il sangue è avvelenato, non può tirare avanti. E allora dobbiamo cominciare a capire che se dobbiamo programmare l'attuazione, fare l'attuazione della proprietà popolare della moneta, dobbiamo avere dei tempi tecnici da rispettare. Cosa noi abbiamo proposto? Noi abbiamo proposto di conquistare culturalmente il paese. A noi non interessa la conquista sul piano politico, come fanno i partiti, no, a noi interessa conquistare culturalmente, qualunque sia il partito che prevale in un comune o in un altro, la provincia, la regione o anche al Parlamento. Questo a noi interessa fino a un certo punto. A noi quello che interessa è che la gente cominci a capire, qualunque sia il colore politico, che la moneta deve essere proprietà del cittadino e non della banca centrale all'atto dell'emissione. Questo è il punto centrale. Naturalmente, una volta che si è creata questa opinione generale, questa convinzione, i tempi tecnici per trasformare la moneta debito in moneta proprietà si accelerano, perché noi sappiamo perfettamente che le vere rivoluzioni non si fanno in piazza, si fanno a tavolino. E a tavolino noi abbiamo messo in evidenza una cosa inconfutabile: chi crea il valore della moneta non è chi la emette, ma chi l'accetta. Questo principio che cosa vuol dire? Come, vediamo come ha operato storicamente. Abbiamo visto che nel 1694, con la Banca d'Inghilterra, è nata la prima moneta nominale, che ha causato il segno dell'economia moderna. Noi possiamo dire che il presupposto dell'economia industriale, del capitalismo, ecco, è avvenuto con la moneta nominale, perché la moneta nominale è in quantitativi illimitati a costo nullo, perché si crea con carta inchiostro. All'inizio questa moneta era effettivamente convertibile in oro, cioè il cittadino col suo pezzo di carta si presentava con la banconota allo sportello della banca e diceva alla banca: cambiami questa sterlina carta in oro. Oppure, quando fu stampata nel 1910 la prima lire con la Banca d'Italia dal 1910, uno andava alla banca e a richiesta poteva convertire in oro il documento, il simbolo cartaceo che presentava per l'incasso. Quindi che cosa è avvenuto? È avvenuto che all'origine la proprietà della moneta poteva essere considerata della banca, perché la banca era proprietaria della riserva che metteva a disposizione per la convertibilità a richiesta di tutti i portatori della moneta. Naturalmente, che cosa è successo? E questo discorso è andato avanti, per cui in un modo particolarmente così truffaldino. Perché? Perché a un certo punto la banca ha capito che la gente non aveva più bisogno di andare a cambiare per accettare la moneta, e accettava la moneta carta anche se non aveva la riserva. Questo principio ha cambiato completamente la struttura della moneta e si è parlato allora di corso forzoso
per cui la moneta ha valore anche se non è convertibile in oro. Ecco il punto. E questo punto si è poi totalmente aggravato con la fine degli accordi di Bretton Woods. Dal 15 agosto del 1971 la riserva è stata abolita. Fino a quella data noi potevamo anche dire, una certa giustificazione che la banca possa essere considerata proprietaria della moneta all'atto dell'emissione c'è, perché la banca mette a disposizione la riserva. Dal 15 agosto del 71 questo principio non solo non è stato rispettato praticamente, ma addirittura è stato negato anche nei rapporti tra le banche centrali a livello internazionale. Questa negazione della riserva ufficialmente data con la cessazione degli accordi di Bretton Woods fa capire che il signoraggio bancario è sostanzialmente finito. E naturalmente questa situazione che cosa comporta? Comporta che noi oggi sappiamo che abbiamo un debito non dovuto e che l'angoscia per l'insolvenza, il correre per pagare le cambiali, le tasse, i debiti, è causata da una truffa iniziale. Perché la banca centrale all'atto dell'emissione, pur senza riserva, si considera proprietaria della moneta e quindi ce la debita, per cui all'atto dell'emissione noi abbiamo un costo del denaro del 200%. Siamo espropriati e indebitati dei soldi nostri. In questa situazione la puntualità dei pagamenti è impossibile. E naturalmente quando noi cominciamo a capire che l'angoscia che ci attanaglia continuamente per l'insolvenza ineluttabile è causato dalla truffa iniziale che carica il denaro di un costo e di un onere di debito del 200% e ci toglie il 100% della proprietà e ci indebita di altrettanto. Quindi se poi si aggiungono gli interessi il fisco, gli oneri fiscali, noi arriviamo addirittura al 260, anche il 270%. Evidentemente in questa situazione la puntualità dei pagamenti non è più possibile. Che cosa bisogna fare arrivati a questo punto? Allora, il primo passo che noi abbiamo proposto è quello di sottoporre ai comuni, ai consigli comunali, una mozione, l'approvazione di una delibera. Questa delibera dice, premesso che è stata fatta una denuncia per truffa nei confronti di Duisenberg, governatore della Banca Centrale Europea, premesso che il sindacato in chiusura ha dimostrato che manca il signoraggio bancario sulla moneta perché manca la riserva, va ritenuta, va regolamentata, cambiata la valutazione, il regime giuridico della moneta, perché la moneta va dichiarata di proprietà delle collettività nazionali che fanno parte della comunità europea. Questo principio, votato nelle mozioni dei vari comuni, comporta una conquista territoriale di una nuova posizione culturale monetaria. Ecco il punto fondamentale. Per cui quando tutti i comuni avranno fatto questa delibera, quali sono le conseguenze? Che i politici o si adeguano alla richiesta della base elettorale che vuole la proprietà popolare della moneta, perché tutti preferiscono essere proprietari piuttosto che debitori, è ovvio. Quindi il nostro movimento è un movimento plebiscitario, di tutti i partiti stanno continuamente ad aderire alla nostra posizione. E naturalmente su questa premessa, anche se i tempi tecnici sono un po' lenti, perché non si può di colpo levare il sangue avvelenato che sta sul mercato, anche se avvelenato il sangue deve continuare a girare, se no c'è la cancrena del mercato, come abbiamo visto che è successo in Argentina. Poco che sia il denaro, avvelenato che sia il denaro, meglio che ci sia piuttosto che non ci sia affatto. Ecco il punto. Naturalmente questa linea ci deve far capire che la somma delle unità di misura monetaria incorpora una quantità di valore pari a quello dei beni misurati. Abbiamo detto che il potere d'acquisto è valore indotto incorporato nella moneta. Questo valore indotto può avere o il segno positivo della proprietà e allora raddoppia la ricchezza dei popoli. Come dovrebbe essere